Ehi bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xuder e ragazzi volevo condividere insieme a voi uno degli eventi più belli che ho visto su Fortnite. Mi sto ovviamente riferendo al concerto di Travis Scott che si è tenuto pochi minuti fa esattamente in game. Purtroppo, ragazzi, non è possibile ascoltare la traccia audio perché ovviamente è sotto copyright. Però il buon vecchio Marpio Xuder è riuscito comunque a registrare tutto l'evento visto che purtroppo non è disponibile nella ehm, nella cronologia dei replay e quindi vorrei vederlo di nuovo insieme a voi dico di nuovo perché avevo già registrato il video con l'audio che prontamente è stato bloccato di prepotenza da youtube quindi ragazzi come vedete siamo nella lobby c'è un sacco di gente hanno disabilitato la possibilità di utilizzare le armi c'è chi balla c'è chi utilizza le nuove emote e c'è il palco attivo abbiamo il mega schermo che sta facendo vedere eh, delle cose delle, delle interferenze ma la cosa che ci interessa è proprio in alto il countdown logo centrale 23 secondi all'inizio del concerto guardate che meraviglia vedere tutti questi giocatori raggruppati 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 e allora si parte ragazzi. Il countdown sparisce. Lo schermo comincia un pochettino a emettere delle strane interferenze. Non si capisce bene cosa sta succedendo, ma la guardatela, guardate l'asteroide ragazzi, si sta avvicinando tanta tanta roba, comincia a colorarsi ed eccolo lì. Un altro asteroide centrale. Wow! 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 Sembrano, sembrano proprio degli effetti speciali, sembrano dei meteoriti che partono dall'asteroide lì a destra, un sacco di colori. Guardate che meraviglia, si avvicina sempre di più. Attenzione, si avvicina sempre di più. Stesso disegno, probabilmente una telecamera che va proprio a riprendere l'asteroide. È veramente un peccato non poter ascoltare l'audio originale, ma vi ricordo che ci sono altri quattro concerti in game, se per caso ve lo foste persi. Arriva l'asteroide. È sempre più vicino. Prepararsi all'impatto. Attenzione. Prepararsi all'impatto. Molto psichedelico. Molto, molto psichedelico. C'è quella roba lì che gli ha intorno. Che non ho ben capito se è Travis o se è la, la rotaia lì. La, la macchinetta delle montagne russe. È praticamente molto vicino al suolo. Mancano pochi metri e come vedete invece sullo schermo si disintegra quello che stava trasmettendo liberando appunto un enorme cerchio l'asteroide è perfettamente dietro vediamo cosa succede si sta rallentando aiaia attenzione 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 speriamo che non ci venga addosso speriamo che non ci sia l'impatto guardate che meraviglia il luna park ancora con questa specie di stella che gli gira intorno e ci siamo ragazzi, e ci siamo, guardate che meraviglia, mega cassa gigante all'interno dell'asteroide, colori, dappertutto, un vortice viola che continua a roteargli intorno e che si sta piano piano staccando, scendo, scende la luce e bam, ed è proprio lui ragazzi, ed è proprio lui, eccolo qua il Travis. Eccolo qua gigante veramente enorme che di prepotenza se la sciala tutta va che roba va che roba ragazzi è stato veramente meraviglioso vederlo sta cantando ovviamente la sua ultima canzone ma è davvero bellissimo l'effetto che possiamo vedere di Travis intanto cerco di ballarmela io un pochettino con l'headbanging si cazzo si cazzo che non è proprio così un headbanging poi insegnerò a, a Mister Treccioline cosa vuol dire fare un headbanging con i capelli lunghi guardate che meraviglia guardate che meraviglia molto molto bello ragazzi il, il discorso spaziale psichedelico e di nuovo veniamo catapultati in mezzo a questo vortice musicale con lui che vagamente dubbioso Eccolo qua, eccolo qua che fa, eccolo qua, eccolo qua che fa la sua mossa. Vabbè, sua mossa, parliamone, parliamone, la facevano 35 anni fa già, i tempi dei tempi. Guarda che belli, ologrammi intorno di Astrojack, o comunque sembra un Astrojack femmina, che ballano. E lui intanto se la cammina di prepotenza in giro per la mappa. Enorme, enorme. Mi piace tantissimo tantissimo l'atmosfera che c'è intorno è veramente un qualcosa di eccezionale. La canzone, devo dire, io non l'avevo mai ascoltato. Lui è veramente, veramente orecchiabile, mi è piaciuta assolutamente è molto, 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 molto carina. E non è ancora finito perché, come vedete, lui prende una specie di stella, un qualcosa, una in cielo e una vicino all'asteroide, le unisce. E sbaam di nuovo tutti in aria, ragazzi. Mentre lui continua con il suo beat. Attenzione! Il cielo si colora di viola e poi diventa di un rosso, incandescente. Le fiamme partono come gu guardate la mappa, guardate la mappa sul background, ragazzi! Si sta incendiando qualsiasi parte erbosa. Bellissime queste sezioni, guardate che meraviglia, anche lui sta pigliando fuoco e in questo momento si vede proprio la testa a metà che rivela il cyborg che c'è sotto questo Trevis, insomma è un robot androide futurista. Di nuovo si continua con tantissime animazioni alla rosa elefanti di Doombo, però vabbè, queste sono cose un po' più vecchie. Piogge di meteoriti. Tutto in fiamme, ci sono delle rotaie, guardate sempre il background, ci sono queste montagne russe giganti che contornano tutto lo sfondo della mappa, mappa completamente in fiamme, potrebbe essere quello che avevamo visto in realtà nella schermata di caricamento dove c'era terra bruciata sulla parte di fattoria frenetica, lui continua e bam, salta ancora, tutti in aria e arrivano i deltaplani, quelli che ci vengono regalati, li avete visti, le carrozze di queste montagne russe che in questo momento si librano nell'aria meraviglioso, meraviglioso. Guardate che bello anche l'effetto dietro dell'asteroide, di questo gigantesco Luna Park, questa è una delle mie parti preferite, neon fluorescenti per tutto il panorama fino a dove possiamo vedere veramente meravigliosa questa immagine davvero spettacolare tanti tanti colori tanta armonia tanta roba e sempre dietro l'asteroide che gira su se stesso e regala una giunta di colori a quelli che già stiamo vedendo Travis continua a cantarsela di prepotenza sta facendo la sua canzone veramente veramente nel migliore dei modi e non è ancora finito perché come vedete tutto è buio è notte piena e in questo momento arriva l'animazione, finiamo tutto sommersi in una gigantesca pozza d'acqua non c'è più lui ma c'è Astro Jack che ovviamente come vedete è sempre lui ma in un altro outfit abbiamo delle skin che a me sembrano degli skull trooper sinceramente visti così che camminano a testa bassa di nuovo meteoriti che entrano nell'acqua e come vedete sempre sullo sfondo l'asteroide eh, con la cassa che continua a pompare prepotentemente Astrojack rilascia dalla parte frontale delle meduse e che danno un pochettino più di, come si dice, di credibilità a quello che stiamo facendo, mentre tutti nuotano. Guardate sotto di noi, siamo altissimi per quanto riguarda la mappa, siamo davvero, davvero altissimi, sopra di noi un bagliore di luce e d'un tratto tutto sparisce ci ritroviamo nuovamente a ballare insieme a lui in questo nuovo mondo molto molto retro wave ragazzi bellissimo questo effetto retro futuristico con colori molto accesi neon e guardate che bello ha cambiato lo stile ha messo quell'altro c'è la carrozza della montagna russa che gli gira intorno e noi corriamo sopra un pavimento invisibile di linee blu con uno sfondo verde e il cielo stellato che in questo momento ci regala anche intorno all'asteroide degli effetti davvero spettacolari in questo momento scendiamo di nuovo e non siamo più in acqua non siamo più in aria ma stiamo facendo un viaggio Nell'iperspazio, guardate che meraviglia, sparisce tutto, non c'è più la mappa, non c'è più nulla, si scorge giusto qualche montagna e siamo esattamente tra il mare e il cielo con nuovamente dei piccoli satelliti che si spostano e fluttuano, all'orizzonte assolutamente niente, il cielo totalmente stellato ed eccolo di qua. Di nuovo AstroJack seduto su un pianeta che gioca con piccole lune che gli girano intorno e piccoli satelliti colorati, davvero bellissimo anche questo da vedere. Siamo in una specie di acqua trasparente perché ci sono questi effetti che non sembrano essere solidi, sembrano più delle gocce. Ci avviciniamo di nuovo all'asteroide. Sembra quasi di poterlo toccare con un dito. Azzurro fuori, viene colpito nuovamente sempre da Jack, che adesso invece gli cammina sopra il centro, il cuore pulsante dell'asteroide. Continua a cambiare colore, arancio, rosso, pompa di prepotenza, ragazzi. Una mega cassa gigante che rilascia il suono in tutta la mappa. E in questo momento tutto prende fuoco, i pezzi si staccano, comincia la demolizione dell'asteroide. Effetto che abbiamo già visto nel cubo, bianco totale, e arriva una cosa che già tutti conosciamo benissimo. La vedremo tra pochi secondi. E guardate un pochettino, che cavolo stiamo per vedere, ragazzi. Viaggio nell'iperspazio: non c'è più niente, non si distingue più né il cielo né il mare. Ma eccola qua, ragazzi, la farfalla che abbiamo già visto in un evento precedente, quello dello scorso capitolo. Ragazzi, è stato veramente, veramente meraviglioso guardare questo nuovo evento, mi è piaciuto davvero tanto, dimmi se anche a te ti è piaciuto lasciando un commento qua sotto, io vi ringrazio per aver guardato questo video, mi dispiace che era senza l'audio ma non potevo metterlo, mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel like, iscrivetevi ai miei canali, noi ci vediamo domani in live su Twitch alle 8 del mattino, ciao!